I punti persi, sì, effettivamente, al di là del palo, dopo abbiamo avuto anche altre palle, forse volevamo andare in porta con la palla ancora, come è successo alla partita precedente a lunedì. Però è difficile giocare contro squadre che si mettono lì in fase difensiva. Forse ho sbagliato anch'io qualcosa, devo dire la verità. Naturalmente non posso dirvelo a voi. Però direi che poi nel secondo tempo abbiamo aumentato l'intensità del gioco, perché forse nel primo tempo eravamo un po' troppo lenti. Nel secondo tempo abbiamo aumentato un po', abbiamo creato qualcosa di importante, però nel primo non era facile. Sapevamo che loro giocavano nella loro metà campo. Sapevamo, io ho detto ai ragazzi di non innervosirsi, cercare di saltare l'uomo in superiorità numerica sugli esterni. Non è stato facile perché loro si sono difesi veramente bene. Però dopo il secondo tempo abbiamo avuto delle possibilità di poter andare in vantaggio, non ci siamo riusciti. Sarebbe cambiata la partita, però purtroppo è andata così. Sì, beh, le abbiamo avute le palle gol nel secondo tempo. Abbiamo avuto nel secondo tempo dove abbiamo cambiato ritmo, abbiamo cominciato ad aggredirli proprio nella loro metà campo, non siamo stati lì ad aspettare. Direi che l'ha fatto abbastanza bene. Peccato che purtroppo, ripeto, la partita la potevamo portare a casa. Se facevamo un gol di sicuro ne avremmo fatti 3 o 4, di sicuro, perché loro avrebbero dovuto uscire e noi avremmo trovato poi degli spazi enormi. Peccato. Dispiace, però il calcio è questo, bisogna accettarlo. Via. Io ho detto ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti. Prima di tutto che non si sono innervositi, perché non era facile, perché quando giochi un derby così, andare in campo, non ti viene niente, non ti viene il dribbling così, ti innervosisci e rischi magari di perdere anche le qualità che hai in fase offensiva. Invece direi che sono stati bravi. Dubai, Dubai purtroppo io vedo durante la settimana, voi non lo vedete, lo vedo io. per quello che chiedo. Purtroppo nelle gambe non ha ancora. Lui è arrivato qui, stava bene, si era allenato e tutto, poi si è fatto male, è stato fermo 15 giorni e più. Purtroppo adesso deve recuperare. Non è un fisico come, diciamo, Matteo, che io solo chiamo sempre Matteo Tosetti, che è uno che va in campo, non è come Sabatini, non è come Bottani, è un giocatore che ha bisogno di tempo per arrivare nelle condizioni giuste. Io ho voluto provare con Bottani ancora e con Rafael perché li ho visti su a lunedì là a giocare, si sono trovati molto bene. Speravo appunto che loro giocando in fase difensiva potessero cambiare qualcosa nell'1-2 nei loro fraseggi fra di loro. Hanno tentato un paio di volte, non era facile perché questi veramente si sono messi lì e ci hanno anche alcune volte picchiato. Ecco. Era normale, perché naturalmente loro non avevano fatto punti, volevano fare i punti a tutti i costi e direi che alla fine se lo sono anche meritato. Penso che con 2 punti in più l'avremmo potuto avere di sicuro. Per quello che abbiamo fatto anche lunedì l'altro, che dopo un quarto d'ora avevamo già creato 4-5 palle gol, se andavamo in vantaggio con 2-3 gol, la partita cambiava anche là. Purtroppo il calcio è questo. Io effettivamente all'ottantesimo, quando ho visto che hanno battuto un paio di punizioni di a metà campo, adesso, voi vedete che ci fanno gol loro adesso magari. Perché capita, purtroppo il calcio è questo. Ne ho viste di partite tenere lì, tenere la squadra per sé nella loro metà campo, poi magari alla fine becchi i gol e perdi la partita e vai a casa. Io direi, ripeto, sono stati bravi ragazzi a non perdere la testa. Ma credo un buon esordio perché comunque è un punto importante contro una squadra secondo me molto forte, quindi credo un risultato che ci dà morale, che ci dà comunque la voglia comunque di vedere le cose in una maniera più positiva rispetto all'inizio chiaramente. Quindi andiamo avanti così, siamo credo sulla buona strada. E quindi adesso abbiamo la possibilità insomma di pensare in una maniera un pochettino più positiva rispetto a prima, quindi siamo credo comunque, ripeto, sulla giusta direzione. No, il gruppo credo che è sempre rimasto unito, è sempre rimasto compatto come sempre, come lo era l'anno scorso, come lo era negli anni passati, quindi credo che quando le cose vanno comunque non diciamo nella maniera come uno spera, bisogna comunque essere più compatti e rimare tutti nella stessa direzione. Così abbiamo fatto questa settimana. Sapevamo che dopo le 2 sconfitte, comunque credo non meritate, perché secondo me potevamo portare a casa qualche punto in più, però
Oggi si è vista comunque una bella reazione sotto tutti i punti di vista, ripeto, contro una squadra secondo me molto, molto in forma, con giocatori importanti, e quindi abbiamo dato prova comunque di esserci.